Soddisfazione. Tu avevi detto alla vigilia che dovevi dire certe cose, secondo me ne hai viste tante, ne hai viste di più, ne hai viste che ti fanno sorridere guardando al futuro, dando continuità ovviamente, ma questa sera ce la siamo giocata alla pari. Sì, c'è solo il rammarico, come facile pensare, anche per i nostri tifosi, una bolgere, complimenti, grazie dell'appoggio e del sostegno, ma poi sull'1-0 ho sentito i brividi addosso perché sono stati eccezionali, purtroppo questo urlo ci è rimasto in gola a tutti, no? Con questo 1-1, quel momento lì che ci ha fatto tagliare un pochino le gambe, e addirittura su questo poi lavorerò martedì, l'unico aspetto negativo che si è rischiato anche di perdere, proprio perché ci siamo come spenti, come probabilmente avevamo pensato di aver vinto, per come stavamo giocando, per quello che soprattutto nel secondo tempo avevamo fatto, ma non deve più succedere, da questo punto di vista bisogna ancora crescere, però sono contento della prestazione complessiva e sappiamo benissimo che è poco tempo che lavoriamo insieme, insomma, questi ragazzi si stanno facendo qualcosa di più delle migliori aspettative, insomma. Alvarez aggredisce, ruba palla, nasce il gol. Un centrocampista della Juventus viene inseguito da Alvarez, raddoppiato da Palacio, arriva Cambiasso, prende il pallone e si riparte. Tanti flash così nell'arco di una partita sono un segnale, secondo me, per chi allena, molto chiaro. No, questi ragazzi mi stanno dando tante soddisfazioni. Si vedono che cercano di fare in così breve tempo tutto quello che gli chiedo. Qualche cosa vorrei ancora migliorare, soprattutto i tempi di gioco, certi inserimenti, ma insomma, come giustamente hai detto te, c'è da essere davvero soddisfatti. Questi giocatori mi danno tutto e vedo che credono nelle mie idee, questa è la cosa più importante, mi fa ben sperare per il futuro. A livello di autostima, prima ne parlavamo con alcuni dei tuoi ragazzi, che cosa lascia una prestazione così? Cioè, me la sono giocata alla pari con quelli che dicono che sono i più bravi, quindi? Ecco, su questo bisogna lavorarci, martedì bisogna, ho sempre parlato guardando la mia squadra, cercando di dire se noi facciamo certe cose possiamo competere con questo, se noi facciamo la fase passiva in un modo, in un certo modo e la fase attiva in un altro, possiamo mettere in difficoltà chiunque e bisogna continuare a ragionare così, al di là che davanti ci sia come stasera la Juventus o domenica prossima il Sassuolo, e noi bisogna lavorare su noi stessi e non mai pensare che si è fatto tanto magari perché c'era la Juventus di fronte, che c'erano stimoli importanti. Noi bisogna avere gli stessi stimoli, la stessa cattiveria, la stessa intensità con ogni squadra che si affronta, allora potremmo dire davvero di essere una squadra importante e a quel punto ce la possiamo giocare con tanti o con, penso, tutti. Ripeto, vedete che sono parsimonioso nel parlare perché siamo inizio anno e sono abbastanza esperto per sapere che a volte guardare troppo in alto da subito può essere deleterio. Andiamo da Roberto e da Nagaia. Buonasera mister, proprio a riguardo alla sua parsimonia le faccio dire solo due cose sui giovani che anche oggi ha schierato, per esempio Taider, a me ha fatto un'ottima impressione, quanto le fa piacere che questi ragazzi comunque abbiano un piglio molto concreto, molto attento, accorto quando entrano in campo e che non sentono assolutamente la pressione di un pubblico che, come lei ha sottolineato, quest'oggi ha fatto veramente sentire la voce. Sono contento di tutto, proprio anche di queste scelte, di quello che ha detto lei, e soprattutto sono bravi questi ragazzi. È vero che Taider magari all'inizio gara era un po' contratto, ha fatto qualche erroretto di troppo perché probabilmente ha sentito questo grande evento, una partita così per un ragazzo che comunque aveva giocato fino ad ora solo nel Bologna e da un anno solo che gioca titolare, è un passo grande, c'era questo rischio e come giustamente ha detto lei sono stato contento. Poi nel secondo tempo, come tutti gli altri, si è sciolto e ha fatto una grande gara, così come Kovacic, che a Catania anche lui non era al top perché viene da infortuni eccetera eccetera, rispetto a Catania è entrato col piglio giusto, essendo così giovane, da grande giocatore, mi è piaciuto tanto. Mister, buonasera. Buonasera. A proposito dei giocatori che si sono un pochettino più sciolti nella ripresa, secondo me c'è stato anche Freddy Guarin. Volevo sapere sì, su che cosa ragione. Bisogna lavorare, insomma, per plasmarlo e rendere il Guarin, renderlo il giocatore quello che vorrebbe cercando, lei, quello sì. che sta Guardi, cercando. Freddy è un ragazzo talmente buono e che capisce, no? Che lui sta lavorando su se stesso, lui sa che il suo limite è stare concentrato per 90 minuti, perché ha delle doti importanti, gli avevo detto oggi. Te la vedrai molte volte con Pogba, ma te non sei inferiore, l'importante è che tu stia applicato, ogni tanto
gli si spegne un po' la lampadina, e su questo ci stiamo già lavorando e si vedono già i progressi. L'unico neo è proprio questo, però sono convinto, siccome lui ha capito che è questo, sono convinto che migliorerà prestissimo anche da questo punto di vista. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...